territori del nord-est del nostro paese, non solo, hanno sempre più bisogno di creare rapporti di carattere economico, soprattutto nell'Alto Adriatico e nell'Adriatico Ionico. Questa attualizzazione di questi rapporti possono avvenire nelle cosiddette euroregione. L'euroregione quindi ha la necessità di costituire, di formare, di proporre delle iniziative dirette di cooperazione per lo sviluppo comune dei territori che possono e che appartengono anche a paesi diversi. L'integrazione economica, quindi oggi noi parliamo, perché è il mettere in rete tutti i nodi dello sviluppo economico dell'Europa, che nella globalizzazione è l'Europa stessa che si pone dal punto di vista concorrenziale come continente. E queste sono le ragioni per le quali l'Europa, addirittura nel nord-est, ha previsto addirittura tre grandi infrastrutture, la TAV, l'Adriatico-Baltico e la Brennero. Ecco, io credo che a questo punto dobbiamo capire anche dal punto di vista istituzionale, giuridico, economico, che cosa sono queste euroregioni e soprattutto quali sono le iniziative che dobbiamo in qualche modo attivarle per renderle concrete. Bene, io affronto la questione da un punto di vista giuridico istituzionale come docente universitario di diritto pubblico all'Università di Udine e all'Università di Bologna. E l'impressione è che ci sia da fare un po' di chiarezza sulla tematica delle euroregioni. E bisogna distinguere infatti che cosa si intende con questa terminologia. Allora, in primo luogo parliamo dell'euroregione che si è verificata un po' in tutta Europa con riferimento a un periodo temporale dagli anni addirittura 60-70 fino ai giorni nostri, e cioè una forma di collaborazione di zone ai confini dei rispettivi stati che riuscivano a unirsi in qualche modo, cioè utilizzando soprattutto il diritto privato, per cercare di portare avanti diciamo la soluzione di alcuni problemi. Faccio un esempio: in una città per arrivare all'aeroporto bisognava passare tre confini. Ecco allora che c'era il problema di risolvere i biglietti ferroviari, i biglietti dei bus, tutti problemi molto pratici. Ecco, l'euroregione di questo tipo, cioè un'euroregione di diritto privato, ecco, è stata una soluzione che ha fatto leva sul diritto privato e ha fatto leva dal punto di vista politico su questa caratteristica, cioè le regioni ai confini degli stati sono di solito dimenticate dalla capitale, e questo è un primo tipo di euroregioni. E un secondo tipo di euroregioni è l'euroregione intesa come sviluppo finale, risultato finale di un percorso che ha utilizzato anche lo strumento giuridico europeo del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, il cosiddetto GECT. Qui facciamo riferimento a una normativa dell'Unione Europea che riguarda la cooperazione trasfrontaliera, Convenzione di Madrid, successivi protocolli attuativi, ma il risultato finale di questo ordinamento europeo è stata un impasse. Perché? Perché c'erano stati che avevano ratificato la Convenzione di Madrid, che ne avevano dato attuazione, altri che avevano ratificato i protocolli attuativi, altri no. Ecco allora quindi che da un certo punto di vista si è creata una situazione a macchia di leopardo, e quindi a questo punto è stato necessario da parte del diritto europeo intervenire con un regolamento europeo, il regolamento europeo del 2006 sui GECT, che ha cercato di dare
la possibilità a stati. Ecco, il secondo punto è il secondo momento è l'euroregione collegata al GECT. Che cosa vuol dire? Vuol dire che siamo nell'ambito di uno sviluppo della problematica, nel senso che il livello europeo è intervenuto per cercare di superare l'impasse che si è venuta a verificare da questa situazione a macchia di leopardo. E infatti, con il regolamento europeo del 2006, gli enti substatali e anche gli stati possono unirsi in soggetti, in soggetti autonomi distinti con la copertura del diritto europeo. Ecco, questo è un grande vantaggio, perché sono in questo modo rallentate o eliminate almeno parzialmente le problematiche di interferenza dei livelli statali su questi soggetti substatali. Qual è il problema? Il problema è la sovranità degli stati. Gli stati non gradiscono che i soggetti substatali realizzino una propria attività di piccola politica estera. Ed ecco allora che diciamo, i ministeri degli esteri rallentano l'attuazione di questa normativa europea. Alla fine il risultato finale è che dopo un po' di anni, nonostante ecco, il regolamento europeo, finalmente siamo riusciti a darne attuazione anche nel nostro ordinamento con una legge comunitaria, e adesso è tutto più semplice. L'aspetto importante è che abbiamo con questo strumento costituito l'euroregione senza confini, cioè l'euroregione che è caratterizzata dal legame che si è creato istituzionale tra Carinzia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con l'attesa dell'entrata poi della Slovenia e di alcune contee della Carinzia. L'ultimo punto, proprio in sintesi, il terzo punto, il terzo momento, la terza figura, è la figura della macroregione. Ecco, questa figura della macroregione è una figura molto più sfumata. Si tratta di ambiti di collaborazione in settori molto più estesi. Un esempio può essere quello anche della cosiddetta euroregione adriatico-ionica, oppure un altro esempio quello che viene presentato nel programma elettorale della Lega Nord come una forma di collaborazione tra le regioni del nord Italia, anche se questa ipotesi di macroregione poi sembra intendere di voler utilizzare anch'essa lo strumento del GECT. Credo sia necessario riprendere un attimo la riflessione sul concetto di macroregione e sull'estensione territoriale, perché deve farci capire come i nostri territori sarebbe è più opportuno, avrebbero un senso più progettuale rispetto alle funzioni che in qualche modo le euroregioni saranno chiamate a svolgere, dalla cultura all'economia, all'ambiente, al turismo, alla sanità, eccetera, eccetera. Io credo che non avrebbe molto senso comprendere su questo concetto anche la Lombardia e la Baviera, sia questo dal punto di vista istituzionale, in quanto nella disciplina dell'Unione Europea le euroregioni hanno funzione di cooperazione transnazionale sui confini, e questo sia dal punto di vista pratico, perché significherebbe far perdere un po' il ruolo alla regione del Friuli Venezia Giulia, al Veneto orientale e in particolare alle province del Veneto di Rovigo, Padova, Treviso, Belluno. La Lombardia e la Baviera si darebbe una organizzazione, un orientamento nord-sud. L'interesse invece, dopo avremo modo di specificarlo maggiormente, è quello di rafforzare le dinamiche di cooperazione e di collegamento est-ovest sulla dorsale mediterranea, che attraverso il canale di Suez
ci mette in collegamento con i paesi che in quell'acronimo BIC, BIC significa India, Cina e Brasile. L'Euroregione deve invece recuperare anche le relazioni commerciali, culturali e economiche con la Milte Europa. Facciamo anche un esempio di carattere storico del ruolo che ha avuto durante l'impero austro-ungarico il porto di Trieste, quindi un porto dell'impero, e con questo porto era tutto l'entroterra che era diventato luogo di transito per le merci importate dall'Austria, dall'Ungheria, dai Balcani e poi esportati. Noi dobbiamo vedere queste nuove istituzioni, queste nuove strutture che hanno senso perché mettono in relazioni territori che fino a qualche decennio fa erano divise dalla cosiddetta cortina di ferro. Questo nuovo dialogo con questi nuovi paesi, oltre che un'opportunità verso la pace, c'è anche una grande opportunità di carattere economico. Beh, diciamo che noi come coordinamento adriatico e come storia abbiamo cercato di fare un approfondimento dal punto di vista storico, storico-giuridico e anche economico dell'area coperta un po' da questa Euroregione senza confini della quale abbiamo un po' parlato prima, e ne sono usciti fuori due volumi che sono stati anche inquadrati, direi, in questo nostro dialogo. E questi volumi, soprattutto il secondo, che è quello con oltre mille pagine, diciamo, è la dimostrazione, anche proprio il suo spessore, del risultato dell'impegno e del fatto che alla fin fine, per studiare questa macro regione, abbiamo coinvolto molte competenze. Penso alle competenze del generale Jean per quanto riguarda il settore della difesa, penso alle competenze del professor Salimbeni per quanto riguarda i precedenti storici dell'Euroregione, penso agli interventi dal punto di vista del diritto tributario, del diritto del lavoro, dello stesso diritto pubblico realizzato dal sottoscritto, diciamo. Ecco, il risultato è lo studio di una grande omogeneità di un territorio omogeneo che si presta quindi a queste intersezioni e alla formazione di una istituzione come quella dell'Euroregione senza confini, che diventerà attrattiva di contributi per realizzare progetti europei. Ecco, possono essere progetti con finanziamento europeo o anche senza finanziamento europeo, ma tendenzialmente è bene che ci siano, è bene avere in mente che sono proprio i finanziamenti europei il principale, la principale attrazione per l'Euroregione. Ecco, le altre euroregioni delle quali abbiamo sentito parlare, le altre ipotesi, ecco, sono per certi versi ancora allo stato di ipotesi, ecco, perché quello che abbiamo oggi è l'euroregione senza confini, cioè tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia, con la porta aperta alla Slovenia e a alcune contee della Croazia. E questa è un'euroregione molto omogenea che presenta la possibilità di diventare attrattiva per i finanziamenti europei, che si presenta come un soggetto al centro dell'Europa, anche se dobbiamo tenere presente che al centro dell'Europa, per esempio, pensano di essere anche altri soggetti, non solo noi, a volte lo diamo per scontato. La Polonia, per esempio, Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia, pensano loro di essere al centro dell'Europa, ovviamente considerando per Europa anche almeno una parte della Russia, no? E in questo modo si considerano al centro dell'Europa. Ecco, sicuramente al centro dell'Europa istituzionale dell'Unione Europea, quindi
È proprio quest'area con la regione Friuli Venezia Giulia al centro e l'Euroregione Senza Confini si presta per essere catalizzatore di finanziamenti per migliorare la collaborazione a tutti i livelli, sia economica, sia per quanto riguarda i trasporti, sia per quanto riguarda i trasporti anche marittimi, sia per quanto riguarda forme di collaborazione che hanno che possono avere lo sviluppo sia nel settore scolastico, nei settori industriali, nel settore dell'agricoltura, veramente in tantissimi, del turismo, in tanti settori, come previsto peraltro dallo stesso regolamento europeo che istituisce i GECT e anche dagli atti costitutivi che sono stati fatti dall'Euroregione, ecco su questo, dall'Euroregione Senza Confini. Ecco su questo versante è bene dire che le comunità che ho sentito nominare prima da Nicodemo penso che debbano avviarsi a relazionarsi diciamo con le rispettive regioni di appartenenza per sfruttare questo strumento dell'Euroregione Senza Confini, per sfruttare per i propri progetti, facendo delle proposte a livello regionale, in modo che progetti che potevano essere di un'area un po' più ridotta invece abbiano subito questa dimensione così rilevante, con la possibilità di finanziamenti europei e anche regionali e anche statali piuttosto cospicui, ecco, quindi elevando per certi versi la progettualità e rendendola servente non solo di una piccola area ma di un'area più vasta che ormai diventa un'area di scambio, di comunicazione, di collaborazione e quindi anche di ricchezza. Nel secolo scorso gli stati nazione hanno, nati dalla rivoluzione francese, hanno provocato due guerre mondiali, il ceto slavo contro quello latino contro quello tedesco. Chi ha avuto la grande capacità istituzionale, politica, di recuperare questi rapporti che si era così frantumati attraverso ben due guerre mondiali? E questo è stato frutto di tre grandi statisti europei che hanno creato queste condizioni anche dopo decine e decine d'anni di dialogo con i paesi che sono collocati nella cortina di ferro e che hanno pensato quindi alla generazione futura e quindi anche alla nostra generazione, e hanno creato le condizioni perché oggi si possono portare avanti anche queste istituzioni. E tutti e tre questi grandi statisti, da Schuman, da Adenauer, dal Cide, De Gasperi, Schuman che aveva cominciato la carriera politica nella regione francese dell'Alsazia Lorena, De Gasperi, dal Cide, del Trentino, da Colonia, Adenauer, di fatto arrivavano tutti un po' da aree dove erano presenti le minoranze, dove hanno vissuto anche la loro propria formazione culturale, la loro sensibilità istituzionale verso questi problemi. Però oggi c'è un problema che si pone e soprattutto una domanda che dobbiamo porre anche alle istituzioni, che dobbiamo porre alla politica. Quando questi erano partiti e sono partiti nell'individuazione dell'Europa e si è verificato nell'Europa occidentale si è verificata o meglio incominciò a formarsi fin da allora, fin dagli anni 50, quello che viene chiamata la metropoli assiale nell'Europa occidentale, lo ripeto, dove si era formata una certa gerarchia urbana, una certa armatura europea modellata su due grandi sottosistemi che possiamo immaginare ad una forma di T rovesciata
la megalopoli ossiale, quindi che parte dal sud dell'Inghilterra, comprende al sud l'Italia nord-ovest, e quindi c'è Londra, Ramstadt olandese, Ruhr tedesca, Stoccarda, Monaco, Zurigo e Milano. Poi c'è un sottosistema nord e sud di formazione successiva non ancora del tutto consolidata, che parte, fa Madrid, fa i Pirenei, va verso Milano, viene verso Trieste da una parte e dall'altra va verso Bologna, Firenze. Questa è stata la struttura di sviluppo nell'Europa occidentale. Oggi dobbiamo invece cominciare a pensare che con il collasso del comunismo, del muro di Berlino del 1989, l'entrata nella comunità europea dell'Austria nel 95 e poi più tardi nel nuovo millennio i paesi di cui il professor Cevolin prima anche nominava, cosa hanno provocato, cosa hanno creato di importante? Che i nostri territori hanno ripreso una grande centralità, se non necessariamente di carattere geografico, sicuramente una grande centralità che avevamo perso dai tempi di Aquileia. Dobbiamo riprendere questo spazio anche attraverso quel grande progetto di Venezia Nord-Est capitale nel 2019 della cultura, e dobbiamo incominciare a fare un'importante riflessione proprio per dove collocare i nostri territori per un nuovo dialogo, per una nuova relazione in Europa. Bene, i vertici regionali sia della regione Friuli Venezia Giulia che della regione Veneto hanno portato a termine questo percorso dal punto di vista istituzionale, con l'istituzione dell'Euroregione Senza Confini, con il coinvolgimento della Carinzia in maniera formale e la costituzione con l'atto costitutivo e lo statuto dell'Euroregione Senza Confini. Ecco, manca un aspetto, e cioè quello del coinvolgimento della Slovenia e delle contee della Croazia in questo progetto, e quindi c'è ancora un lavoro da parte dei vertici regionali di completamento di quest'area, della struttura istituzionale di quest'area, ma c'è anche un altro lavoro che i vertici regionali devono adesso iniziare a percorrere, perché una volta fatto il quadro istituzionale adesso bisogna cercare di riempirlo di contenuti. Per riempirlo di contenuti ci sono due modalità: o questi vertici regionali dall'alto si accordano e individuano i soggetti, gli argomenti, i progetti da portare avanti, però questo metodo pecca di un qualche difetto, e cioè del fatto di non coinvolgere dal basso una pluralità di soggetti che invece andrebbe coinvolta. Ed ecco allora il secondo metodo, la seconda attività che deve essere svolta dai vertici sia della regione Friuli Venezia Giulia che della regione Veneto, e cioè quella di cercare attraverso delle collaborazioni con associazioni o con realtà istituzionali quali singole province o comuni con un certo peso specifico, e cioè quello di cercare di catalizzare le esigenze, di comprendere e catalizzare le esigenze di alcune aree di questa euroregione per renderle funzionali a progetti più ampi. Ecco allora che bisogna che ci sia un'attività di spiegazione da parte delle istituzioni regionali ai sindaci, alle associazioni culturali, con l'aiuto dei sindaci più attivi, delle associazioni culturali più attive, delle province che si sono manifestate più capaci e più interessate a questi temi, quello di avviare un percorso nei settori del turismo, dell'industria, della cultura, delle lingue minoritarie, dell'agricoltura, veramente in tutti i settori nei quali può avere uno sviluppo il gruppo europeo di cooperazione internazionale, di cooperazione territoriale, il cosiddetto GECT, nella forma dell'Euroregione senza confini, e quindi per riempire di contenuti il quadro istituzionale, quindi progetti condivisi o addirittura pensati dal basso. Ecco la prospettiva per i prossimi mesi
da fare subito e anche forse qualche anno, perché sono tutti processi. Nelle relazioni internazionali dobbiamo tenere presente che i processi sono molto più lenti, bisogna parlare più lentamente, bisogna farsi comprendere di là del confine, far capire che sono gli stessi interessi, gli stessi problemi che vengono risolti con questi progetti. Abbiamo in questa riflessione sentito parlare sempre in plurale, non abbiamo mai sentito nominare la regione, non abbiamo mai sentito nominare il comune, non abbiamo mai sentito nominare la provincia, ma abbiamo sempre parlato in plurale, abbiamo parlato di regione, di province e di comuni. Quindi abbiamo preso un'area in tutte le sue specificità e questo è facilmente comprensibile anche dalle riflessioni che faceva il professor Cevolin, ed emerge un dato, ed emerge chiaramente un dato, che forse il livello regionale e anche quello nazionale non sono più capaci di creare un polo di attrazione economico, sociale, culturale e politico se li prendiamo come singoli. Dobbiamo avere quella capacità di mettere in rete territori diversi, di diverse nazioni, di diverse regioni, di diverse province, di diversi comuni. Dobbiamo quindi saper costruire rapporti innovativi sia nell'area dell'euro regione senza confini che quella eventualmente anche dell'area ionico-adriatica. Prendiamo e facciamo solo un esempio. Noi siamo collocati nell'alto Adriatico, in un territorio estremamente sviluppato dal punto di vista turistico e che magari abbiamo una delle attività economiche più antiche, che sono quelle della pesca, che si trovano in difficoltà. Il problema della pesca, il problema dell'ambiente, il problema dell'ecologia del mare può essere solo visto attraverso un rapporto tra tutti quei paesi di qua e di là dell'Adriatico che devono avere un progetto, e abbiamo fatto un esempio unico, e che passa attraverso quello che viene chiamato l'Euroregione. Thank you.